Ciao ladies e buon Natale! Benvenuti in questo 25 dicembre, come ogni anno, come da tradizione, la mattina di Natale si scartano i regali e soprattutto si scarta lo swap, quindi anche quest'anno ci vedrete scartare i regali che ci siamo fatti in vicenda. E tra l'altro abbiamo già iniziato, io ho già aperto il regalo che mi ha fatto Debs, lei mi sta odiando, non so perché. Io non dico niente perché dirò tutto dopo, non vi preoccupate. Ok, la minaccia. E ci siamo dimenticate nel tuo video di fare la domanda: cosa state mangiando oggi? Oh, è vero, lo facciamo sempre, mi sono fatta prendere dall'ira. Sai perché? Perché nel mio video non abbiamo mangiato, cioè è pochissimo. Vero. E vabbè, ve lo chiediamo qua ragazzi: che cosa avete mangiato ieri sera e che cosa mangerete oggi? Allora io ho qui davanti a me un bellissimo pacco impacchettato con una carta molto vintage, cioè come si chiama? Quella classica, i tre colori classici, bianco, rosso e verde, e mi piace tantissimo. Prendo anche io, faccio come te. Sì, prendi il coperchio senza vedere dentro. Vedere, esatto. Io quest'anno per il regalo della mia BFF ho optato per un incarto Natale classico, insomma. Molto bello, mi piace veramente tanto. Fa super ridere che quest'anno di base c'è lo scatolone che abbiamo utilizzato per i regali dello swap è lo stesso. Esatto, però poi non sembra visto che l'abbiamo personalizzato, sì, in maniera esatto. Diversa. Inizio, apro, pacco delle meraviglie. Aspetta! Dovete sapere che una cosa che ho impacchettato si legge tipo il brand, perché non volevo impacchettare sull'impacchettamento. Ok, quindi non sbirciare troppo, muovo io. Ah, quindi non posso? No, non puoi. Ah, non posso? Ah, non puoi, no. C'è il biglietto da qualche sì, parte. Sì, certo, ovviamente. Allora, questo qui è il bigliettino. Christmas Swap 2021 per la mia amica dalla tua amica. Che è la stessa cosa che hai scritto te praticamente. Esatto. Per quello che ridevo prima. E di qua c'è scritto Happy Holidays con un bellissimo sticker. Oh, mi piace. Che ha fatto volare? Aspetta, la strafotina natalizia dello swap dell'anno scorso. No, vabbè. Swap dell'anno scorso. Comunque qui sotto nell'info box vi lasciamo i link a tutti gli swap che abbiamo fatto negli anni. Che bello, quello era il nostro ufficetto. Sì. Che quest'anno non c'è più, ma che forse tornerà. Tornerà. Questo è un candy cane, questo è il bigliettino. Abbinato alle unghie, amo. Oh. Urlo. Che te dico, amo? Leggi. La leggo. Merry Christmas, baby. Un altro anno è passato e come sempre ti scrivo dopo aver finito di incartare tutti i regali con la convinzione che ti faranno cagare. Amo. Però con la certezza, raga, se prima era una convinzione. Amo, che dire, sarai più fortunata l'anno prossimo. At the end of the day sono grata di averti avuto al mio fianco durante uno degli anni peggiori degli ultimi tempi e spero di essere stata in grado di fare lo stesso per te. I'm forever grateful for our friendship, ti voglio bene, Debs. Oh, amica! Che poi è stato assurdo, quest'anno è stato uno dei più brutti e più belli. Esatto, infatti è strano il contrasto tra queste due cose, perché abbiamo fatto delle cose bellissime ma è stato pure un anno di merda. Ecco qua, questo sai che forse l'attacco qua. Sì, ci sta bene, però non ci ho pensato. Così tengo tutti i bigliettini insieme. Ok, tu hai degli indizi, qualcosa? Sì, ogni... Aspetta che ho riperto. Sì, è un po' slippery. Allora, ogni pacchetto ha un bigliettino, se non è proprio un indizio, cioè è più una frasetta collegata al pacco, dipende dal pacchetto. Ah, dentro il pacco ci sono un po' di Kit Kat a vari gusti, c'è anche il burro d'arachidi salato, no, il caramello salato, scusa, ce ne stanno vari. E ti ho voluto prendere due cose, purtroppo la terza non l'ho trovata. Non sbircia troppo. Stai scherzando? Perché te le volevo troppo far provare, sono buonissime, sono le cioccolate della Ferrero Rocher. Sono buonissime perché le provate? Perché le ho provate, ovviamente. E manca la bianca che è la più buona, ma è talmente buona che è sold out ovunque, amo, non l'ho trovata da nessuna parte. Cioè, sono tipo le tavolette di cioccolato, io direi di provare subito la classica. Original, sì, è al secondo posto per me, quindi quest'anno Ferrero è andato... Ma perché la bianca sarebbe tipo Raffaello? La bianca no, è tipo... è Pippo. Ah! È stranissimo, è molto buono, anche questa è ottima. Non vedo l'ora! Sono ganza, stravaganza. Che buono! No, io me la vorrei finire tutta. Lo so, buonissima, mo. Questa cosa è un problema. Allora, passiamo al primo regalo. Non guarda qua sotto, te guarda da un'altra parte. No, ho perso il bigliettino, ma così non saprò mai che cos'è. Mentre lo cerchi? No, vogliamo partire. No, dai, questo te lo do. Sono troppo indecisa! Ti do questo. Questo qui. Una molletta, un gioletto, e tutte queste mollette me le tengo sempre. Poi me lo uso in cucina per chiudere le cose. Ciao! Ciao, ragazzi, per noi, amore.
grazie. Vediamo un po'. Quest'anno sei stata più brava del solito a prenderti cura di te. I'm proud. Ma la strada è ancora lunga e questo gioco potrebbe aiutare. Allora, questo qua dovrebbe essere un... Ma vabbè, me lo devi dire? No. Ma sai che non so se è una cosa che ho visto a Milano? Sì. Cioè, è una cosa che ha varie cose. Cioè, tipo, non ti ricordi i gusti, se fosse un gelato, capito? Varie cose. Vabbè, prima vedo se è quella che pensavo. Allora. Sì, è questa, ti giuro. È lo stesso negozio dove io poi ti ho preso quella cosa per casa. Ah, ok, ok. Con le cose strane. Io l'ho presa online, perché purtroppo non sono riuscita a girare moltissimo quest'anno. E mi è sembrata una cosa carina. Io l'ho vista. Cioè, vi dico che cosa ho pensato. Questa è una 30 day challenge. E questa è quella self care. Quindi sul prendersi, su amarsi, prendersi cura di... Ogni giorno devi prendere qualcosa e, non lo so, inizi questa challenge, no? Esatto, ogni bigliettino ti dovrebbe dare un consiglio, dire qualcosa da fare per prenderti cura di te quel giorno. Io ho pensato, invece di farlo 30 giorni, che te lo spari subito, sarebbe carino se ogni volta che hai un momento di down e, non lo so, non ti senti... senti che non ti sei presa abbastanza cura di te in quel momento, puoi tirare il bigliettino. Pensavo fosse una stupidaggine. Non so se hai visto che c'è anche altri tarti dei challenge, c'è yoga, c'è love di coppia. E tra quelli che c'erano in quel negozio dove sono stata, questo era il più carino. Cioè self care è più il più personale, anche volendo. E quindi stavo lì e ho detto, questa è una cosa carina, eccetera. E ho pensato, questo però, cioè, questa è una cosa di cui io avrei bisogno. Urla. Cioè, non è che la devo regalare a Deborah. Assurdo. Dai, cioè, pensa alle nostre menti. Che bello! Molto curiosa. Non apro perché sono veramente curiosa poi di vedere sì, giorno per giorno. Lo devi fare proprio quando ne hai bisogno. Però qui vedo degli esempi e c'è scritto ad esempio, go get a massage. Vai a farti fare un massaggio che è una cosa che ti rilassa e ti stacca tantissimo, la testa tantissimo. Tantissimo. E poi non leggo, book your ticket for... a solo trip. Oh mio Dio, quando ragazzi mi capiterà quella cosa sarà difficile. Poi lo devi fare veramente. Poi lo devo fare veramente. Però molto bella ed è regalo pazzesca. Secondo me molto molto carina. Yay, sì. Già iniziamo con una cosa che volevo. Top. Andiamo avanti. Dato che hai parlato di cibo, ti do questa cosa. Non è qualcosa che puoi mangiare adesso. Ok. Probabilmente la cosa più utile e buona di tutto lo swap. Oh, questo è maledettissimo. La proviamo stasera. No, ma stasera prendiamo pizza. Sì. Vabbè, prendiamo dei stuzzichini. La voglio provare. È la salsa Old Wild West. Chi è che sta in fissa con sta salsa? B? Buono, c'è qualcuno che mi dice è sempre buona. Probabilmente anche cioè, è troppo buona. Io non me la ricordo, ma cioè, so che piace praticamente a tutti. Quindi sono sicura che mi piacerà. E lo sai perché te l'ho presa? Perché stavo all'Old Wild West, l'ho appena mangiata. Quindi mi ero ricordata che era buonissima. E mi ha ricordato un po' quella salsetta buonissima che hai fatto al ringraziamento. Ho detto, ma sì, al ringraziamento. Ho fatto una salsa mettendo, raga, veramente di tutto e di più. E è andata tipo a ruba. Nicola mi sa che manco riuscita ad assaggiarla. È probabile. Sì, molto contenta. Poi queste cose, sai, sono sempre apprezzate in casa qui, soprattutto. Una stupidaggine. Adesso passiamo al regalo un po' più soggiogante, che dovrebbe essere questo. Però, leggi prima il bigliettino. Ok. Ormai farsi regali beauty è difficilissimo. Ah, infatti non devi aprire questo. È così difficile che me lo riprendo. Scusa, ma perché è simile a quell'altro che ti dovevo dare? Aspetta. Prossimo anno ce ne facciamo due. È vero, sono uguali. Sei identici, ce ne sta un terzo fatto così. Oh, ma che belli questi fiocchi. Cioè, questi mollettini, questo fiocchetto. È questo. Qualcosa di sexy nello swap ci sta sempre bene, no? Parte 1. Ti piace? Cioè, non so se ti piace, lo devi ancora aprire. Ma da dove l'hai preso? Dall'America? Dal sito, sì. Raga, ma è matta? Cioè, mi ha preso una cosa di Skims. Cioè, questo è il brand di Kim Kardashian, di loungewear, lingerie anche, sì, a quanto sì, vedo. Poi ha fatto tute. Cioè, sono scioccata. E tu ti sei presa niente? Sì, mi sono presa. Ah, lo sapevo! Sta maledetta. Oh! È un po' grande però, forse. Ma ti dirò, perché questo non mi sembra grandissimo. Mm-hmm. È bellissimo il colore. Ci sono tantissimi modelli, tantissimi colori, stanno andando in pappa. Non sapevo cosa prendere, allora ho cercato di optare per una cosa un po' brandizzata. Adoro, capito? Mi piace tantissimo questa ripetizione di Skims, mi piace tantissimo il colore perché sai che io amo questi colori così caldi.
e sono scioccata, cioè non me lo, ti giuro, non me lo sarei mai aspettato. È super azzeccato. Piace? Sì, tantissimo. Poi è tipo un vellutino. Che ti sei presa? Mi sono presa una cosa che ho addosso, che è stato anche un fail. Mi sono presa il, quei cosi che modellano un pochettino. Però ho preso la L. In realtà le cose vestono larghe. Io tipo questo non l'ho visto, l'ho visto solo sul sito perché stava nella sua bustina, non lo volevo togliere. E avrei dovuto prendere una M perché mi sta normale. Vedi, sono più larghi anche. Del... ok. Sì, del normale, insomma. Tipo Primark fa così. Infatti ho preso la M del pigiama, per dirti. Sì. Che il pigiama è già una cosa che va larga. Però vabbè, dai, la proverò. Secondo me, cioè, di waist, secondo me va bene. Vediamo. Al massimo, cioè, secondo me sai cosa? Al massimo sarà la vita alta. Sì, questo sicuramente. Nella, cioè, parte dietro questo. È un po' vita alta. Dopo te la faccio vedere. Grazie, amo. E allora adesso andrò a fare anche la parte 2. Oh, se intanto vedi il Kit Kat. Ah, vai, amo, dimmi che gusto vuoi. C'è white, normale, peanut butter, caramello salato. Quale vuoi? Quello che vedi. E dai, c'è peanut butter. Ma tutto a posto. C'è anche un sacco il peanut butter. Allora, qua ci deve essere andato il bigliettino sbagliato. Cioè, io credo sia questa la parte 2. In effetti non sembra una cosa beauty. Credo di averci però messo il bigliettino sbagliato. Quindi il bigliettino lo teniamo da parte, non lo dà al momento giusto. E questo qui dovrebbe essere la parte 2. Penso sia il pezzo di sopra. Beh sì, dai, è il pezzo di sopra. Dio, questo che è mini? Forse è mini. No, questo. No. Ci sta. Ok. E a voglia. Raga, ordinando online non sai mai che cosa ti arriva. Molto sexy. Cioè, questo io non essere come costume, raga. Eh sì, ha un po' di costume vibe. C'è un po' vibe, di costume vibe. E sul sito ci sono un sacco di cose un po' costume vibe. Bellissimo, aspettate che cerco di farvelo vedere. È ovviamente il pezzo di sopra, di sotto, quindi qua c'è tutta la scritta Skims, sempre stesso colore, nude caldo, è bellissimo. Non so che taglia è, M? Ah, sì. Ok, quindi va a taglie così, sì, sopra. Sì. Bello, questo è il colore chai, bellissimo. Cioè, veramente tantissimo. Secondo me, cioè, guarda quanto si allarga sotto, va benissimo. Si dovrebbe adattare un po' alle coppe, però sì, vediamo. Ma io poi so se non ti va bene, mo troviamo il modo di far reso. No, secondo me facciamo il cambio. È un tipo di coppa molto sexy, non è che regge che ti prende. Sì, no, deve essere una cosa un po' così. Non che si vede play, un po' di lato. Capito. Sono troppo felice. Ti piace, ti giuro, anche perché una cosa che invece... lì è il caffè. Ah, ti è caduto. In questi, cioè, durante questi mesi è uscita anche la linea di Skims per Fendi, la collaborazione. Bellissima. E quando quando è uscita sono andata sul sito e avevo iniziato, cioè avevo messo qualcosina nel carrello. Anche se i prezzi erano molto 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 alti, talmente alti che ero sicura che non sarebbe stato nello swap, quindi non avevo problemi, non come Deborah che si compra le cose. Ma che buciarda, guarda. E no, devo dire che tutte e due abbiamo un po' baratino, sì. Però due safe. Sì, we play sì, safe. Sì. E quindi e niente, quindi cioè già volevo prendere delle cose, però poi sì, solo che alla fine le uniche cose che mi facevano carrellare non mi rispecchiavano, perché tipo le nude erano finite, le nere sì, erano finite. Sì, hanno soldato tutto quanto subito, visto era che era rimasta tipo una della mia taglia una tutina, ma non l'ho rimessa. E quindi alla fine ho dovuto lasciare. Però sono per fare la parte 2, amore. Se ci sbrighiamo, magari qualcosina stavolta riusciamo a prendercela. Molto, molto contenta. Yeah, sono felice. Adesso passiamo a un'altra stupidaggina, dai. Un'altra di quelle cose che io ho e che ti volevo far provare. Perché è molto te. Tu hai da prima di comprarla anche a me? Sì, ma da tanto. Una stupidata calda ed avvolgente per sopportare meglio il freddo invernale. Can I take a sip? Dai, si capisce questo rumore. Una tisana? Dai, apri un po'. E perché io non ce l'ho? Com'è possibile? Hanno fatto sta nuova versione, perché buona. Il supermercato sotto casa mia è particolarmente aggiornato. Sta avanti il supermercato sotto sì, casa tua? Sì. Amo, si sente, cioè si sentiva un sacco buono. Appena aperto. È dell'Angelica, tra l'altro ho finito ieri o l'altro ieri, quella al cacao. Semplice, cioè, è buonissima. Cioè, buonissima, devo ricomprare. Caffè, caramello e cannella. È una dopo pasto, quindi buona. Per togliersi sia lo sfizio del dolcetto che per darsi una svegliata. Buonissimo. Molto, molto buona. Sì, questa la proverò domani. Allora, passiamo a un altro. Allora, adesso ci siamo divertiti, torniamo un po' al lavoro. Al lavoro. Questa io spero che sia una figata, come promette di essere. Allora, qui abbiamo la mollettina con l'albero di Natale. Ti ha aiutato tua sorella a impaccare? No, ho fatto tutto da sola, sto proprio brava. Sei diventata bravissima, hai fatto pure i riccioli? Sì, ho fatto tutto io. Riccioli di 20 centimetri. È giusto divertirsi, ma non dimentichiamoci il lavoro. Questo regalo ti servirà per vloggare, girare qualche reel
oppure una live svuota l'armadio. E questo, guarda, non l'avevo mai vista questa cosa, secondo me è interessante. Mi spacca comunque questa carta dei Toys. Sì, sì, raga, io avevo proprio Natale anni 2000 ho voluto fare quest'anno. Oh, no. Oh, ma questa l'hai presa tipo delle pubblicità di Instagram? No. Cioè, ti giuro che questa, cioè, è ovunque e io sì, la volevo... Sì, però non, non proprio vista. Questa qua, penso una versione un po' più cheap. Però ti giuro, mi incuriosiva troppo. Vedevo queste persone muoversi e questa si muove sì, con loro. Sì, esatto. Cioè, raga, ma che figata. Praticamente questo qui è un treppiedi che segue il soggetto. E quindi se magari uno fa un vlog, penso si possa mettere anche in orizzontale. Non lo so, comunque in generale, anche per fare una live... un reel, qualcosa, può essere utile tantissimo per il nostro lavoro perché ti segue, quindi non devi stare tu a spostare, non lo so, fammi sapere. Cioè, com'è. Tu non l'hai mai vista nelle mai pubblicità? Mai, amo. Ero io su sempre. Questo sito, tra l'altro, per una cosa totalmente random e ho trovato lui. No, mi piace, sono super felice. Si chiama Follow Me Pod, vediamo ci sta il coso. 360 gradi, non so parlare, l'emozione. 360 gradi face and object tracking. Quindi anche se tu li fissi un oggetto... Dovrebbe seguirlo, sì. Top! Immagino anche per... Cioè, anche al contrario. Cioè, ad esempio, quando facciamo, non so, swatches, cose... Sì, uno spacchettamento figa. Nelle storie, qualcosa. Potrebbe essere utile, l'ho visto, ho detto, ma sì, sono dai. Stra curiosa, vi giuro. Troppo. Fammi sapere, anche se adesso voglio anche quello che avevamo visto, che mi avevo mandato su Instagram... Con le luci, tipo. Qual era? Che è tipo un treppiedi con la ring light. Ah, sì. Ogni tanto io non le... A me non le luci di Instagram escono sempre. Non mi capita mai cose. Questa roba. Forse perché sanno che poi compro. Ecco. Eh sì, poi me lo guardo bene. Sono troppo contenta! No, cioè, veramente mi spacco che hai preso delle cose che avevo visto e alle quali avevo dovuto resistere. Ah, meno male, mo. Io, vabbè, raga, sto un po' in ansia. Che ve dico? Vuoi un po' di Ferrero Rocher? Ma sì, amo, che te bella classica? Ma quello che vuoi, se vuoi assaggiare quell'altra, a me mangio tutto. Dai, assaggiamo questa dark. A gang è fama. Mm. Ci sto anche fondente. Questo è un regalo un po' il cenerello. C'è una volpina attaccata sì. Qui. E c'è anche un biglietto. Il regalo da adulta che non sapevi di volere. Cos'è? Allora, il sito lo conosco. Allora, l'ha preso dal Bucato di Adele, che è un brand che mi piace, che ho già provato per i profumi. Che mi ha fatto scoprire tu, tra l'altro. Mi ha fatto super ammorbidente. Praticamente, te lo spiego, è un kit di 4 profumatori per il Bucato, con profumazioni natalizie. Oh, oddio, ci sono 4 mini size! Sì! Ma non me la sono, cioè me la sono persa questa uscita. Profumatore concentrato per Bucato. Bello. Sapone. Oh, oh. Biscotto. No. Caldo abbraccio e fiori di campo. Ammazza! Non me la sono di buonissimo, me lo sono preso pure per me. A me non pensavo. Ma guarda che quest'anno sei veramente scandalosa. Sì, avevo detto, volevo prendertelo in full size, ma erano finiti tutti. Ah, quindi okay. Ho preso anche io l'alberello. Comunque è troppo carina così casa di Adele. Siamo già alla seconda cosa che hai preso per me, ti sei presa pure per te. Ah, no, la terza. No, la seconda. No, perché pure la tisana. La tisana c'è da un botto di tempo che ce l'ho quella. Ma no, super carina. Questa gliela metto al bagno a Nicola così la prendo subito. Eh sì, che Nicola l'ha detto lavatrici. Ancora non sappiamo qual è questo qua, eh. No, ancora non c'è, però mi sono ricordata cos'è. Anzi, ti do quello, dai. Quello beauty? Sì. Che a lui. E io, raga, cioè, la verità è questa. È che non avendo potuto girare tanto, mi sono dovuta un po' ingegnare. Mm-hmm. Ho cercato di prenderti delle cose che ero più o meno sicura che io non avessi mai provato o che non avresti preso, perché magari non ci pensavi. Non la conoscevo questa cosa, però è figa e voglio sapere com'è. Che cos'è? Non la conosco proprio, infatti. Cioè... Ah, questo... Sì, che è MAP Adhesive Eyeliner. Esatto, è un prodotto che ho visto su TikTok. Ok. Ed è un eyeliner che teoricamente io non so come sia possibile, ma dovrebbe essere per metterci sopra le ciglia finte senza colla. Se funzionasse sarebbe veramente una svolta. Capito? Perché quelle magnetiche le abbiamo provate e finora non ci hanno fatto impazzire. Invece non dover mettere la colla per me... Oh, su TikTok funziona, raga. Ho pensato magari ci puoi fare un bel TikTok reel, qualcosina per provarlo, perché è una anche di quelle cose, esatto, una di provo quelle cose curiose. Perché sennò, raga, di beauty c'è, abbiamo tutto, è impossibile. Molto, molto curiosa. Si chiama così, stick 'em up. Stick 'em up, stick 'em up. Carino.
No, questo c'è, non hai proprio... Il brand è Lush Pop, quindi non lo conoscevo sì, proprio. Sì, è proprio un indie brand così random. Esatto, non avresti avuto proprio, cioè, dubbi, non l'avrei mai visto. Esatto. Senti, io non so se darti regalo grande, perché tanto l'hai letto ormai che cos'è. No, non l'ho letto. Allora non lo guardare. Ah, adesso ti ho dato tanti regali per te. Mm-hmm. Questi non sono per te. Ah, questa è la cosa che mi avevi spoilerato. C'era una carta regalo che mi ha spoilerato, ed è questa qui. Con tutti i cagnolini. Ah, solo cagnolini. Sì, non c'erano Natale. I gattini, ho chiesto pure. E c'è questo per Bri e questo per Buddy. Apro prima Bri in ordine di arrivo nella mia vita. E poi non so dove andare. Bri? Non lo vuole. E non le importa. E non le importa. Non le importa. Carino! Questo pure non l'ho visto. Ah, eccola, è venuta invece. Guarda. Amore, di amore. I cagnolini. Sì, sì, le importa perché è venuta qui. Ecco perché quando ero in un negozio di animali e ho fatto la foto tipo a tutto il reparto natalizio, anche con cioè proprio croce, un sacco di cose della croce. Sì, perché si trova pure Dark Planet, così. Sì. E niente, quindi questo come si usa? Sono tutti giochini nuovi, cioè sono tutti giochini, capito? Okay. È uno stack con tutti i giochini, cioè quello con la col rumorino e poi ci sono tutte le pallette che per giocare a palletta, insomma. Carino, col pupazzo di un neve. Un pensierino per i miei nepotini. Sì. Questo dai, sicuro con la pallina sotto ci giocherà. Sì. Amore. E questo è per Baddischio. Questo è per Fratellino. Sì. Oh, questo l'avevo visto. Questo l'avevo visto e lo stavo per prendere. E abbiamo preso pure a Luna. Il Candy Cane. Dai, troppo carino. Troppo carino, perché vero? Il Candy Cane è una versione elfo. E lui si chiama Buddy perché il film Elf, nel film Elf il protagonista si chiama Buddy. E quindi ogni volta, tra l'altro, che me lo chiedono, ci sta giocando. Ci gioca, meno male, amore, sono felice che ti è piaciuto. Col filetto, però vabbè. Vabbè, amore, il filetto fa parte del regalo. Amore, dai. Non ti puoi mangiare il filo. Lascia il tuo filo. Amore, goditelo prima che arriva tuo fratello. Vero. Solo così entra in bocca sul giochino, Buddy. Sì, se lo prendo. Ma scendo giù io lo porto. Eh sì, dai, così ci gioca. Sì, sì. Grazie, amica. Prego, poi i regali anche per i nostri figlioletti sono sempre speciali. Vero. Allora, ti prendo un regalo. Che cos'è, Misha? Un regalo per la mamma. Un regalo, guarda, Bri. Ah, questa cosa è ispirata ai nostri outfit, amo. Con questa sei subito una TikToker... Insomma, come si legge? Y2K. Y2K. Bisogna mantenersi giovane, amica. Vedi, cioè, io manco so come si legge. Io avrei detto Y2K. Fede. Non è uguale. Beh, sarebbe Year 2000. Ok. Ti ricordi la canzone? The Year 2000. Però è 3000. Vabbè, noi l'abbiamo arrangiata. Mo. Questa era una cosa un po' tamarro chic bambina che potevo prendere. Adoro. Questo è per allora ci dovrebbe essere la tragollina. Questo è per portare giù Buddy, amo, per fare la ragazzina giovane. È carinissima. Allora è tipo il mio, l'unione mia di Deborah insieme. Esatto. È il mio vibe, è una borsettina della Nike tutta leopardata. Però è anche molto giovanile, sì. Così, sembrano un po' le baghettine. È figa. Cioè, questa secondo me su una tuta tutta nude. Sulla tuta, bravissima. Oh, su una tuta tutta nude è molto carina. Vedi, perché... è proprio come le portano le ragazzine su TikTok. Davvero? Vedi, quindi sei giovane. Oh, non so come è fatta dentro, se ha delle taschine, sì, un botto. Anche dietro c'è una taschina, sono proprio quelle casual, quando non vuoi pensare all'outfit e c'è la tuta. Niente, è andata in fila. È andata in fila. Non è andata in fissa. Questa anche solo con l'intimo di Skims. Vero, amore? Ah, questa è una stupidaggine, che però ti sarà utile. Questa? Mm-hmm. Ok. Ti sarà Andiamo utile per una cosa specifica. Li ho presi solo perché erano carini. Magari puoi portarli con te durante il nostro prossimo viaggio in treno. Vorrei indovinare, ma... Ah, ho capito, pecciocchi? Sì, che sono di un altro brand di cose che vanno molto su Carino. TikTok. Ultra Hydrating Eye Mask. Tired as fuck cosmetics. Carinissimo. Mi piace, sono tipo questi sì, qua. Sì, hanno lo smile. Adoro. C'è scritto Molto bello, molto belli. E poi uso tantissimi pecciocchi. Sono piena di sheet mask, ma la prima cosa che finisce sono i pecciocchi. E ci sta. Tu mi hai fatto più... Cioè, sei riuscita a trovare comunque qualcosa di beauty. Ho cercato un po', proprio mi sono obbligata a trovare delle cosine beauty... Però che sapevo che non hai nemmeno trovato i calendari. Perché, raga, cioè, tra i calendari, PR, lo shopping.
Vero, vero, vero. Molto, è fatto benissimo. Molto curious. Allora, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Non so se c'è un altro piccolino. C'è questo e quello grande. Allora, mazza, questo pesa tantissimo. Mi sembra un libro. Però noi siamo andate in libreria, io mi volevo comprare un libro e lei mi ha detto no, te lo puoi prendere un libro da leggere, tipo, o forse quello specifico, non lo so. Lo ammetto, questo è un regalo egoista, ma ben camuffato con qualcosa che ti piace. Quando mi inviti a cena, io penso che questo sia un libro da cucina. Ok. Per forza, quando mi inviti a cena. Però sono curiosa di capire. No, no. Quando l'ho visto ho detto, questo quasi quasi glielo compro. Non c'è uno scopo sotto perché le ricette sono sto giocanti. No, sì? No. Sì. No. Sono tutte un po' porcate, eh. Ottime, no? Ottimo, sì, sì, sì. No, poi bellissimo con il tacchino del ringraziamento sopra. Ma pesa tantissimo, non pensavo. Carino, eh. Che cos'è? È il ricettario ufficiale di Friends, tipo una delle mie serie preferite in assoluto. Cioè, sono scioccata. Ah, vediamo qualche ricetta così. Bagel del buongiorno. Ah, ti dice pure da che stagione e da che episodio sì, è preso. Sì, perché sono tutti i piatti che si vedono effettivamente nella serie. Ci sono anche le citazioni. Ah, ok, secondi piatti, primi piatti, la pizza, no vabbè, la salsa alla marinara di Joey. Stagione 2, episodio 10. No, bellissimo. Cioè, adesso non ve lo faccio vedere tutto tutto, ma... Cioè, è veramente strapensato per gli appassionati sì, della serie. Ci sarà sicuramente, penso, anche il tacchino, allora. Sì, penso di sì. Cioè... Ho sbirciato un po' qualche ricettina, ho detto, ok, interessante. Il caffè freddo di Gunther, mi spacco. Io facendo finta di sapere che cos'è. No, adoro. Non vedo, ti giuro, non vedo veramente l'ora. E poi pesa un sacco, è anche un... Coffee table book. Sì, è cioè, un po'. Volendo, proprio da esposizione anche. Cioè, sono veramente troppo felice. Piace? È bellissimo. Yay. Cioè, ricettario ufficiale di Friends. I'm happy. Allora, fammi controllare che non ci siano altri pacchetti in giro per... Ti do il paccone. No, non l'avevo visto. Sono scioccata. Comunque allora, l'ultimo regalo sciocca sempre, eh? È sciocco paziente. Amo, leggi. A parte c'è anche la molletta più bella. Ah, me la voglio salvare. Con il lo snowflake oro. Ma non so se ti sei soggiogata già la cosa, se ti volevi soggiogare da sola. No, non ho comprato niente perché ero super indecisa. Questo regalo sono sicura ti piacerà. Eri indecisa, quindi ci ho pensato io per te. Ho voluto fare una scelta semplice per non sbagliare e spero di non aver fatto una cagata. Allora, il discorso è che lei mi diceva sempre che voleva prendersi qualcosa di Pangaia. Però non si decideva mai, però lo voleva e poi non se lo comprava. Allora ho detto, senti, è una di quelle cose che se non gliela regala qualcuno poi alla fine non se la prenderà mai. È vero. Me l'aspettavo proprio. Poi, sai da prima ti volevo dire, ma quel pacco verde, ma non leggevo che sotto c'era scritto Pangaia. Eh sì, mi dispiaceva ricoprirlo di carta perché già con la... Che hai trovato? Non ho mai aperto un pacco di Pangaia. Cioè, non ho mai aperto un pacco di Pangaia. Ma tu l'hai aperto? No, è vero. Sì, perché... sì, no, l'ho visto ma non ho aperto questa bustina. Te l'ho messo io dentro questa busta qua. Ah, fighissimo. Ok. Faccio vedere un po' tutto quanto. A me piace tantissimo. Ti piace? Ovviamente le cose di Pangaia sono tutte molto semplici, monocromatiche o con sfumature di colore. Esatto, hanno la scritta del brand. E poi hanno questa scritta qui dove ti dice questi pantaloni sono stati trattati con una cosa naturale per mantenerli, Sì, sì, sì. Sono scioccata, cioè, ti giuro, non me lo sarei mai aspettato. Che taglie hai scelto di prendere? Ho preso sempre M sopra e L sotto. Ok, ok. Credo, sì, okay. Sì. Però mi sembra grande, te devi provare. Anche me qua devo provare. Sarebbe stato molto, tutto molto più facile se avessi potuto prendere queste cose... Dal fisicamente, vivo. Sì. Però non so nemmeno se è venduto da qualche parte Pangaia o se c'è solo online. Sai che me lo chiedevo anch'io? Però a Roma non ho visto da nessuna parte. No, sono troppo contenta. Cioè, ti giuro, non me l'aspettavo proprio. Anche perché avevamo parlato, avevamo un po' detto, tipo, ma non ci regaliamo cose da vestire, non ci siamo regalate cose da vestire. Lei l'ha detto, sempre lei. Ma tanto noi non ce le regaliamo cose da vestire. Poi anche lei l'ha detto. Sa quanto sa, sono amica mia, sì, infatti. Ma sono scioccata. Piace. Tantissimo, ti sono giuro. Sono felice. Poi mi piace che c'è questo...
questo news ricorrente. Era tutto un po' pensato to go together. Hai fatto benissimo, cosa... anche perché quando hai detto andare sul sicuro ho pensato che avessi preso nero, che anche mi piaceva nero, sì. Però... con i gatti, cioè con Brie che lascia infatti. Il pelo bianco è sempre un po' tricky, mm-hmm. Però ti giuro... No, sono andata sul sicuro sul modello, perché in realtà io non conoscevo anche questo brand, non lo conoscevo, l'ho conosciuto perché appunto Ele me ne aveva parlato e in più questo è un brand di cui ultimamente si parla molto perché tanti altri brand copiano, fanno sì. Le versioni economiche di questo brand qui che per motivi di sostenibilità dei prezzi non è fast fashion insomma, esatto. H&M li fa uguali, Shein eccetera eccetera, quindi se ne parla tanto, l'ho conosciuto, ho visto il sito e ho visto che c'erano 300 modelli di pantaloni, 300 modelli di tute, 300 modelli di qualsiasi cosa, ho detto vabbè dai prendo quella basic. Sono troppo felice, me lo voglio subito provare, stasera me lo metto subito. A me dispiace un sacco perché due regalini bellissimi non sono arrivati. Arriverà, lo sa, arriverà. No, non li so i regali. So no, Eleonora sa che ci sono due regali che mancano. Adesso non so se glieli darò poi a parte e magari li vedrete in un vlog oppure ne li vedrete mai. Oppure metterli in un altro swap. Non lo so. Appena arriveranno, se arriveranno, vedremo. Li vedremo. Insomma, quindi sono ma un è bellissimo, po' triste. Ti giuro. No, invece mi piace tutto. Cioè, veramente tutto quanto. Anche quello di Friends. Cioè, inaspettato, oltre a Skims ti dicevo già che era inaspettato, e, cioè ci sono delle cose che proprio non mi potevo aspettare, questa in realtà me la potevo aspettare, ma non ci sono proprio arrivata, Skims stra inaspettato, e poi ci sono delle cose che mi volevo già prendere da sola, e che ho visto e che mi sono piaciute, e ho pensato che potessero andare bene a me, e me l'ha prese lei, quindi c'è proprio questa cosa speciale, sono troppo felice! Io sono troppo triste! Ma è vero, è bellissimo. Diglielo anche voi. Ho preso stupidaggini oltre alle cose. Anche io ho preso stupidaggini oltre alle cose più grandi. È un mix di cose. Ma l'anno prossimo facciamo due regali grandi. Ma il video dura 5 minuti. No, dai, sono contenta. Se ci fossero state anche le altre due cose, sarei stata più contenta. Ma voglio tanto vedere se va bene Natalia, eccetera. In caso sì, si può fare il cambio. Sì, penso di sì. Andiamo a giocare a provare i vestiti. Andiamo a provare tutte le cose che ci siamo regalate. Sì. Se volete andare a vedere, ovviamente sì, che cosa io ho regalato alla mia amica Debs, non ve lo potete perdere. Assolutamente no, capirete perché io sono arrabbiata. Scemo. Andate sul suo canale. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi sia al mio che al suo canale come regalo di Natale. Tra l'altro, tra 3 giorni io faccio anche 28 anni. Sì, l'ho detto alla nazione, l'ha detto 28, l'ha va detto. Bene? Coraggio, donna del coraggio. Donna del coraggio. E poi mi raccomando, iscrivetevi perché porta fortuna. Così sì. Ci tengo sempre a ricordarlo. La amici. Maga Debs dice sì, che posso. Sì, fortuna. Ormai sono proprio into queste cose della legge della. Amica, sono un po' triste che adesso è finito lo swap e dobbiamo aspettare un altro anno ancora. Però in realtà. Infatti, potrebbero esserci delle news durante l'anno. E niente, ragazzi, noi vi auguriamo ancora un buon Natale! E speriamo che lo passiate con le persone alle quali volete bene. Che questa fine dell'anno sia un po' motivo di pausa. Se avete esagerato durante l'anno, mm-hmm. Non vi siete presi del tempo per voi stessi. Fate anche voi la challenge! Prendetevi cura di voi. Vi aspetto comunque su Instagram, TikTok. È vero. E noi ci vediamo probabilmente il prossimo anno. Ah, proprio così. In un nuovo, sì. No, ci sta, effettivamente. Prossimo 25, anno. Che vogliamo fare? In un nuovo video. Bye, ladies. See you in 2022.